Video Rex aveva ragione, i manichini se ne vanno veramente in giro per conto loro. Questi manichini sono impossessati, porca puttana, ma che cazzo! Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui su Skyrim con una nuova quest del libro nero, Il Crepuscolo Segreto. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Dopo aver fatto un bel po' di missioni per conto di quello lì, dovremmo avere l'accesso a questa stanza dove troveremo il libro nero. Fantastico, no? È uguale a tutti gli altri esteticamente, però l'interno è diverso. Vediamo un po' che cosa ci aspetta, va? Wow! Il Crepuscolo Segreto. Si intitola così questo libro e quindi anche la quest. Ora proseguiamo di qua, dove dovremo attivare questa cosa qua e il portone si aprirà magicamente. E qui troveremo il secondo capitolo e vediamo un po' che cosa ci aspetta in questo secondo capitolo. Sembra tutto abbastanza normale, non lo so, sembra tutto tranquillo, ma vediamo. Alla fine non si è mai al sicuro qua dentro. Infatti, dov'è? Eccolo qua. Muori? E muori? Dai. Ok, poi andiamo avanti, che dovremmo fare questa cosa qua. Saltare qua e risaltare e fare questo. E bisogna stare attenti, perché sennò bisogna rifare il percorso da capo. E qui c'è il prossimo capitolo, il capitolo 3. Ok, siamo arrivati in questa zona. Cos'era? Comunque, dobbiamo passare di qua, attivare qua sopra, così là le scale si attiveranno e ci permetteranno di andare avanti. E c'è uno stronzo che deve morire male. Eccolo qua, guardatelo qua. Muori? Muori? Dove stai andando? Non vi conviene finire in quella roba lì nera, verde, qualunque sia il suo colore, perché morite subito. Wow, brutto che sei. Beccati questo. E questo. E beccati questo. Muori, dai. Muori, che sei ancora in piedi. Perché sei ancora in piedi? Ma vai a terra. Vai a terra. Ok. Wow. Bam, sei morto. Mortissimo, proprio morto. Sei andato. Apriamo qua, che si aprirà il cancello giù. Proseguiamo di qua. Dobbiamo passare di qua per poter aprire quel cancello, perché sta proprio qua. Ok, proseguiamo di qua. Sembra tutto tranquillo. Sembra. Ah, lì c'è un tipo. Ok, preso in pieno. Preso di nuovo. Ok. E si è sdoppiato pure. Il doppione è molto meno resistente dell'originale, quindi bene, bene. Molto interessante come cosa. Ok, sconfitto. Possiamo andare avanti. Qui giustamente ci sono i due libri che bisogna sempre seguire l'ordine dei capitoli, perché dovremmo per forza farlo. Attiviamo quella cosa lì. Questo qua verrà a romperci le palle, ma una volta sconfitto dovremmo tornare indietro, perché qui non c'è niente. Però ricordatevi di attivare la cosa di prima, perché se non l'attivate non riuscite ad andare avanti con la quest, appunto. Quindi dovrete ritornare indietro per poterlo fare, per poter attivare quella cosa lì e quindi di conseguenza andare avanti con la quest. Lì ci sono altri due libri, uno a fianco all'altro, giustamente. Andiamo lì e attiviamo. Ok, vediamo un po'. Ok. Ok, quindi dobbiamo fare prima questo. Sì, questo qua. Ok. Ora dobbiamo intanto sconfiggere questo, che dovrà morire malissimo. Dai, su, perché non muori? E muori. Dai,
Non andare indietro, rimani vicino a me, così muori prima. Ok. Dov'è il coso? È lì, ok. Attiviamo qua e possiamo tornare indietro e proseguire con il capitolo. E poi troveremo questo che dovremmo uccidere. E poi troveremo questo. Ma, attenzione, perché c'è il gemellino a fianco. Quindi dobbiamo ucciderli tutti e due. Ma per fortuna io ho un'arma segreta dalla mia parte. Come avete visto prima, io per uccidere questo qua gli farò un attacco aereo con i miei super missili. Volete vederlo? Vi faccio vedere i miei missili, che esplosione fanno. Vi accontento. Lanciamo il missile, va? Ok, ancora un altro e via, così per essere sicuri. Ok, rimane questo. Ok. Vai, via. Vai. Bene, bene, bene. Ok. E ci siamo. Ci siamo. Ma dove cazzo è finito? No, è caduto giù, non ci credo. Vabbè. Andiamo avanti che è meglio. E siamo arrivati davanti al grande libro nero. E vediamo che cosa ci offre questa volta il libro nero. Ok, vediamo un po'. Dunque. Vediamo un po'. Ok, possiamo avvelenare i nemici con dei tentacoli. Poi qua, ok, bersaglio, diventerà immune ai danni, quindi non è importante. E qui invece posso ripristinare la salute, la magica e il vigore. Ok, penso che prenderò questo. Quindi il primo posso avvelenare la gente con dei tentacoli. Nel secondo il bersaglio rimane immune ai danni, quindi è inutile. E quello lì ripristina salute, magica e vigore, tutto quanto. Bene ragazzi, chiudo il video qui, se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti ragazzi!